Andrea Zanchetta, 32 anni, dallo scorso gennaio è un giocatore del Lecce. Papadopoulo, per fargli sentire sensazioni ricercate a lungo ma mai trovate a Chievo, gli ha consegnato la fascia di capitano. Domani sarà il perno del centrocampo leccese. Non è in grandi condizioni fisiche, ma uno come lui può diventare determinante anche da fermo, anche solo battendo un calcio di punizione. Simone Tiribocchi, 29 anni, bomber di professione. Il Chievo ha rappresentato per lui la grande chance Serie A. Un impatto più duro del previsto. Nei due campionati e mezzo ha mostrato le sue qualità, ha segnato gol impossibili, ma non è mai riuscito a sfondare veramente. Sempre in discussione, sempre in lotta per trovare un po' di spazio in attacco. Nel Lecce, anche se in B, è tornato a sentirsi importante, protagonista, grazie all'allenatore che lo aveva lanciato a Siena, Mister Papadopoulo appunto. Zanchetta e Tiribocchi forse avrebbero potuto lasciare un segno differente in gialloblu, ma ormai è acqua passata. Entrambi sono volati a Lecce a titolo definitivo, entrambi si dicono molto contenti della loro nuova avventura iniziata lo scorso gennaio, quando Del Neri e il Chievo decisero di puntare su altra gente per raggiungere la salvezza. Bogdani è italiano, tanto per fare due nomi, e sappiamo bene come è andata a finire. Oggi Chievo e Lecce sono due squadre unite dallo stesso obiettivo, il ritorno in A, e classifica alla mano dagli stessi punti, 14. Si prevede una gara spettacolare e Sergio Pellissier, tra i migliori amici di Tiribocchi, individua una chiave importante per domani. Una cosa di buona c'è che loro vorranno vincere, quindi giocheranno a viso aperto contro di noi, cioè giocheremo più, tra virgolette, più facilmente, che almeno avremo forse anche più spazio. Lecce Chievo, scontro diretto dunque tra due delle maggiori pretendenti al salto di categoria. Si diceva stessi punti, identico numero di gol incassati, solo due, e uguali obiettivi. Come finirà?